dal 46 che io sono qui a fare questo lavoro. Ho avuto molte soddisfazioni e questo è quello che mi creare qualsiasi, anche da una cornicina piccola da fotografia, mi ha dato tanta soddisfazione questo creare. E questi miei bambini, chiamo miei bambini perché anche quando un cliente compra, per esempio, compra una cornicina, quando lo rivedo gli dico la mia cornicina, ce l'ha sempre la mia cornicina. Firenze, i tetti di Firenze, la cupola stessa di Brunelleschi è fatta con questa terra, cioè incide culturalmente nel vivere quotidiano delle società che abitano un territorio. E noi si viene dalle origini rinascimentali, no? E noi si cercherà comunque sempre di improntare il nostro lavoro su questo, cioè. Terra, acqua, aria, fuoco e olio di gomito. Questo è il nostro lavoro. Ho imparato praticamente come mio babbo, a forza di guardare tutte le sere quando tornavo a casa, disegnava, faceva cose, mi sono appassionato. Ho imparato rubando con... si ruba con gli occhi. Io ho cominciato il lavoro nella fabbrica, nell'officina, fin da ragazzo. D'estate, quando finivano le scuole, per non stare fuori, mio padre mi metteva in bottega e lì ho imparato il mestiere. L'artigiano nasce a Firenze, il Rinascimento, nasce nelle botteghe, nasce nella strada. Non è un laboratorio fino a se stesso dove c'è una persona e poi finita quella persona non c'è più nessuno. La bottega, come nel Rinascimento, serviva a essere un veicolo di cultura anche oltre alla bottega, anche al resto delle persone. La parte artistica, oltre che tecnica appunto di riproduzione più o meno simile dei fogli, è di lavorare sulle gocce d'acqua che vengono gettate sulla superficie dell'acqua. Si impara venendo in bottega e vivendo la bottega insieme appunto ai genitori, ai nonni, e vivendola fin da quando eravamo piccini.
Lo sviluppo a Firenze credo non sia del tutto casuale, a parte la famiglia dei Medici che ha portato questo mestiere, ha creato le botteghe, ma anche da un punto di vista geologico, diciamo, già solo in Toscana si trova una quantità di colori e di pietre infinita. Avendo una bottega molto antica, sento anche qualcosa che è energia intorno a me, non solo un lato pratico, ma anche quello che le pietre in fondo ci danno è anche quello, qualcosa di sconosciuto e magari inimmaginabile. E noi siamo influenzati dal paesaggio, dai colori della campagna, quello per forza. Si intende di antiquario, cioè si vede se un oggetto, quando ce lo portano tanti antiquari a vedere se un oggetto è autentico, perché si vede dalla lavorazione, anzi delle volte per esempio mancante di bolli dell'epoca, ma io poi gli posso dire se è un oggetto fatto a mano e se è veramente antico. In questa terra c'è qualcosa in più che crea e dà la possibilità alle persone di plasmare la materia che lavorano in qualche modo differente. Vediamo tutti gli artisti dal Rinascimento in poi che hanno sempre creato qualcosa di diverso e sono sempre riusciti a dare un surplus alla materia che avevano sotto mano. Noi lavoriamo le piume che già hanno un valore aggiunto molto alto, però riusciamo a dare qualcosa di più. Il mestiere è quello appunto di fare cappelli, però ci sono tanti artigiani che come noi hanno ripreso un lavoro antico, perché anche quello di fare il cappello è un lavoro sicuramente antico, ma che come noi cercano di attualizzare questo lavoro e di vederlo in una chiave più contemporanea. E quindi è bello crearsi una rete di artigiani che fanno magari cose che possono entrare nel mondo del cappello, come ad esempio le piume o altre lavorazioni. Tradizione è quella di avere degli ingredienti particolarmente curati, degli ingredienti soprattutto naturali, fabbricati questi prodotti però con macchinari innovativi, quindi non si può pensare che ci sia qualcuno che gira sempre una macina quando c'è il motore che la può girare. Però ecco, la tradizione e l'innovazione si coniugano con prodotti artigianali, con materie prime naturali e con una fabbricazione invece moderna. Questa pelle appunto è che parla, io tendo a dire che è una pelle parlante e questo si ottiene solamente da una pelle a concia vegetale. Questi sono colori che noi facciamo abitualmente da sempre praticamente, perché non è che facciamo espressamente un articolo di moda, cioè la moda è una nostra moda che vendiamo da tantissimi anni.
realtà fiorentina che dalla 1786 meraviglia, incanta, diciamo, tutto il mondo con i suoi magici tessuti. Realizzati su questi telai a mano, realizzati su questi telai semimeccanici, che permette di dare una maggiore e nuova scelta a tutti quegli interior designer che hanno sempre creduto in questa struttura e in questi prodotti. Il biglietto da visita di essere toscano e fiorentino è un bel biglietto da visita, cioè è una cosa che comunque ti distingue nel mondo, perché noi siamo famosi per la lavorazione della pelle, siamo, in questo caso anche c'è una grossa tradizione calzaturiera, quindi presentarsi al mondo, il mercato mondiale, come fiorentino che fa calzature su misura è già un bel 50% d'aiuto, diciamo, per poi inserirti nel mercato. Oggi un mestiere è una fonte di salvezza, tra virgolette. Negli anni chi ha un mestiere in mano come questo, in situazioni come si sta trovando in questo momento storiche, credo che sia un'ancora di salvezza non indifferente. E poi spediamo all'estero, dove i più grossi collezionisti, quindi intenditori di quadri, vengono da noi apposta per fare le cornici. Che nasce tutto da qua, è una tradizione vecchia, vecchissima, che noi abbiamo tramandato, di fare tutto completamente a mano, usare tutti prodotti naturali. La famosa doratura a guazzo, che è una tecnica antichissima che risale nel 1200, fatta con la foglia d'oro zecchino, finissima, 22 carati, e a guazzo perché la faccio con l'acqua. Il laboratorio esiste a Firenze fino dall'inizio del secolo scorso, in San Frediano, patria da sempre degli artigiani. Ho cominciato a 15 anni. E mio padre dice: vieni a lavorare, perché a scuola non era il caso, sono andato a lavorare, poi mi è piaciuto e ho continuato, ho 63 anni, ho continuato ancora a lavorare, mi sento abbastanza bene e spero di impararmi a mio figlio. Per noi giovani è molto importante, anzi fondamentale, lavorare con l'estero, quindi gestire rapporti con clienti di tutto il mondo, proprio per cercare di mantenere l'importanza dell'arte, l'importanza dell'artigianato che ancora oggi caratterizza l'Italia
e quindi il Made in Italy, far valere ciò che è l'importanza di questo, di questa nostra ricchezza. Io sono spagnolo e sono qui per fare una borsa di studio. Devo imparare un po' sul tintaglio del legno, per il restauro, per valorare un po' il patrimonio culturale. Mi piacerebbe trovare un lavoro qui. E sono 56-57 anni che sono qui. E si è fatto tutto l'intaglio, tutto. Si è incominciato con il restauro dell'abbazia di Montecassino, il coro e la sagrestia. Sono stati 14-15 anni di lavoro per finire il coro e la sagrestia. E l'ultimo lavoro che si è fatto è il restauro del Cremlino a Mosca. Ho dovuto prendere tanta gente, c'erano migliaia di metri quadri di pavimenti, migliaia di metri quadri di gessi, c'era il bronzo, c'era i tessuti. Allora io ho preso i migliori che c'era a Firenze, li ho messi tutti insieme. Facciamo fusioni a cera persa in bronzo di sculture, principalmente repliche di classici, perché il nonno ha fatto una serie di calchi negativi su tutti gli originali quando si potevano fare nei primi del Novecento, che noi conserviamo gelosamente e che ci servono per fare le repliche, le sculture rinascimentali. Noi usiamo gli stessi identici materiali, gli stessi identici arnesi e utensili del Cinquecento. Ogni operaio si fa da sé tutti i suoi ciselli, è gelosissimo e quindi insomma la lavorazione è la stessa, identica. E questo è quello che caratterizza la qualità delle nostre fusioni. L'ispirazione nasce da varie cose, può nascere da un sogno, oppure da una storia d'amore, oppure spesso, come è accaduto in passato, da vicende che ho vissuto in prima persona. Le vicende poi vengono rielaborate e prendono una forma più consone a quella che l'anima riesce a guidare. Macchinari è un modo in parte divertente, in parte evolutivo, Nella storia del gioiello, perché il gioiello riesce a far parte, entra a far parte di un macchinario. Nel simbolo e nel significato complesso che il macchinario può avere, e quindi la scultura, non si ferma nel diametro di un dito o di una collana, quindi prosegue il suo messaggio, prosegue la sua storia in tutto ciò che sotto lo raccoglie. Esce quello che si vuole, se si vuole si fanno gli occhielli, i vestiti, gli orli, si prende il martello, si cesella, e tutto, si dipinge, ma le mani è una cosa, è tra le più belle dopo gli occhi. E
importante è non dimenticare le nostre origini. Qui è essenziale la continuità del sapere e del lavoro. Ora ho 80 anni, ma sono contento di averli vissuti qui, perché sono nato artigiano, si può dire, e così voglio morire da artigiano.